La posizione geografica della Sardegna ha sempre attratto i popoli che viaggiavano nel Mediterraneo alla ricerca di terre da colonizzare. Percorrendo antiche rotte raggiungevano queste coste, ancora oggi molto simili per colori e forme a come apparivano ai naviganti di migliaia di anni fa. Alcune di queste popolazioni, forse già abituate a vivere sul mare, si stabilivano accanto a questi ambienti pescosi, ricchi di cibo. Per altri, una volta sbarcati, il passo successivo era quello di raggiungere l'interno dell'isola, le pianure, gli stagni, gli ambienti collinari e le montagne ricche di sorgenti e corsi d'acqua. Queste sembrano essere state le origini del popolo sardo, composto da migranti provenienti da diverse terre, ciascuno con il proprio corredo genetico. L'insularità e l'isolamento, avvenuto per lungo tempo, hanno poi permesso a questi uomini di custodire la cultura, i riti, le tradizioni e successivamente la singolare civiltà nuragica. In questo periodo storico sorgono circa 7.000 nuraghi, distribuiti in tutto il territorio isolano. Alcuni piccoli, altri molto grandi, tutti costruiti con l'impiego delle sole pietre, senza nessuna malta che le unisse. Nei grandi nuraghi, alcuni spazi erano dedicati alla custodia dei cibi. Solitamente veniva scelto un ambiente ubicato a nord e nelle parti più basse della struttura per garantire una migliore conservazione delle provviste durante la calda estate. Nella parte centrale del nuraghe, alla base del grande mastio, veniva creato il pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua. I cibi prodotti da questa cultura agropastorale erano vari e fra questi poteva esserci anche una sorta di pane ripieno che oggi chiamiamo panada. La storia della panada è una storia molto antica e risale a quando l'umanità ha avuto un impasto da cuocere e un ripieno con cui riempirlo. L'uomo ha sempre escogitato dei modi e delle forme vincenti per poter cibarsi e per poter cuocere il cibo che trovava. Una modalità molto curiosa e diffusa in tutto il mondo è proprio questa di realizzare un contenitore di pasta, di pane non lievitato, all'interno del quale cuocere. Questa modalità di cuocere il cibo si è mostrata nei millenni vincente. In Sardegna recentissimi studi hanno svelato che cosa i nuragici mangiassero. Attraverso l'analisi dei frammenti ritrovati all'interno dei nuraghe, dove hanno ritrovato anche dei forni antichissimi della panificazione, si è scoperto che i nuragici mangiavano senza ombra di dubbio delle focacce, ovvero dei pezzi di pane schiacciati, che era di pasta di pane non lievitata. Non c'è traccia certa e non ci sono fonti scritte che i nuragici facessero già la panada, ma non è da escludere che i nuragici potessero tranquillamente avvolgere in un pezzo di focaccia e in un altro della carne, del pesce o delle verdure, e che potesse questo essere la forma primitiva di ciò che noi oggi chiamiamo in Sardegna sapanada. Questo gustoso alimento viene preparato in diversi paesi della Sardegna, anche nelle grandi città, ma solamente tre comunità da secoli ne perpetuano la tradizione culturale. Nel sud dell'isola, il paese di Assemini è quello che forse custodisce da tempi più lontani l'arte di creare la panada. Nella parte centro-occidentale, accanto alle coste del Sinis e alle montagne del Montiferru, è nel paese di Cuglieri che viene creato questo pane ripieno. Nel Logudoro, nel nord della Sardegna, sono invece gli abitanti di Oschiri ad aver portato avanti questa antica tradizione a livello familiare, ma hanno anche creato intorno ad essa una discreta economia.
In ciascuno di questi paesi la panada è differente per grandezza e soprattutto per gli ingredienti utilizzati, ma uno di questi deve necessariamente essere presente nella panada sarda, lo strutto. Tradizionalmente in Sardegna si continua a fare lo strutto a livello familiare e per ottenere un buon risultato è fondamentale eliminare dal lardo tutti i residui di carne per avere uno strutto con un buon colore e un buon sapore. Ancora oggi, all'inizio dell'inverno, quando le temperature sono favorevoli, molte famiglie paesane preparano in casa lo strutto. Utilizzano le parti grasse del maiale che altrimenti andrebbero eliminate. Vengono prima tagliate in pezzi piccoli, poi messe a cuocere a fuoco molto lento in un contenitore largo e basso. Adesso è necessario attendere. Dopo tempi abbastanza lunghi, finalmente il grasso si discioglie e può essere recuperato. Dina inizia a filtrarlo con l'obiettivo di ottenere la parte pura del grasso, mentre con i residui, alcuni pezzi che non si disciolgono del tutto, chiamati gerda, preparerà un gustosissimo pane. Il grasso filtrato viene lasciato a rapprendere e conservato nella dispensa. Dopo alcune ore diverrà bianco e sarà pronto per essere utilizzato tutto l'anno. Lo strutto è un ingrediente fondamentale per la preparazione di numerosi alimenti, dal pane ai dolci. Qui in Sardegna una pietanza in particolare ne richiede l'utilizzo, la panada sarda. Per conoscere meglio la tradizione e i luoghi di questa bontà gastronomica, così antica e ricca di significato, raggiungiamo la parte nord dell'isola, precisamente il confine tra il Logudoro e la Gallura, un luogo che conserva ancora tutto il fascino di una terra selvaggia e poco antropizzata. Il paesaggio è dominato dalla vetta del Monte Limbara e dalla valle dove scorre il fiume Coginas e il suo lago. Quasi nel centro di questa vasta pianura è sorto il paese di Oschiri, conosciuto per i suoi vini, ma soprattutto per la panada sarda. Le giovani donne imparano presto dalle loro mamme a creare questo cibo tradizionale. Michela e Sabina, due sorelle gemelle, creano un impasto formato da semola rimacinata e farina di semola con l'aggiunta di acqua salata. L'aggiunta dello strutto renderà l'involucro della panada friabile e leggero. Mentre l'impasto cresce, si prepara anche il ripieno. Ma ti serve davvero acqua? Sì, non va. Per esigenze commerciali si utilizza la carne ovina oppure quella bovina, ma è molto richiesta anche la panada tradizionale, ripiena con la carne suina, proprio questa che stanno preparando le giovani oschiresi. Il ripieno di carne suina viene condito con un poco di sale, di pepe nero e un tritato di prezzemolo con una minima quantità di aglio. Le testimonianze ci dicono che questa sia la fedele rappresentazione dell'antica ricetta spagnola. La panada di Oschiri è di piccole dimensioni. Un disco di pasta del diametro di circa 10 cm costituisce la base, mentre un disco più piccolo diventa il coperchio. Prima di accoppiare i due dischi e chiudere l'involucro, viene sistemato il ripieno e si aggiunge anche una piccola quantità di lardo di maiale. Con grande maestria, le piccole panade, una dopo l'altra, vengono chiuse.
dopo l'aspetto funzionale della chiusura, viene curato quello estetico, caratteristica che accomuna i diversi paesi della Sardegna che preparano la panada. La cucitura è frutto di una grande abilità manuale che non tutti possiedono. Questi sono gesti antichi. Il movimento, il ritmo e la rapidità con la quale vengono compiuti sono identici a quelli di centinaia di anni fa. Le panade devono cuocere per circa 30 minuti. Un cibo semplice per il nostro tempo, ma straordinario se consideriamo il suo passato. Alcuni amano consumarle fredde, ma gustate quando hanno appena lasciato il forno, sono una delizia. Lasciamo il nord della Sardegna, ci dirigiamo verso sud-ovest e raggiungiamo il tratto costiero compreso tra Bosa e la penisola del Sinis. Qui il territorio è piuttosto vario. Il Bosano presenta coste alte e frastagliate. Il Sinis, invece, è una grande pianura ricca di stagni e coste basse dal caratteristico colore bianco che incantano per le forme e gli anfratti che possiedono. Nell'entroterra si ergono i rilievi del Montiferru, un massiccio che supera i 1000 metri di altezza e abbraccia le spalle del paese di Cuglieri, che da una parte ha le montagne, mentre dall'altra vede il mare. A Cuglieri solo pochi paesani ancora possiedono il forno a legna, ma le uniche a cuocere la panada sarda nell'antico modo tradizionale sono Teresa e le sue figlie. La preparazione del forno è molto importante. Viene portato alla giusta temperatura bruciando rami e piccoli tronchi. Poi si utilizzano le più esili fascine affinché le panade cuociano in modo uniforme, senza bruciature sul fondo e con un bel colore dorato. Le foglie fresche riunite in mazzi servono invece per raccogliere la brace e sistemarla sulla bocca del forno. Alcune ore prima, Giuseppina aveva preparato il ripieno delle panade, che deve essere sempre lasciato a riposare per assumere tutti i sapori degli ingredienti. La pentola sul fuoco riceve l'olio d'oliva e la carne, che può essere sia di maiale che di manzo. Dopo una breve cottura della carne, è il momento di integrare le spezie: pepe, noce moscata e zafferano. Di tanto in tanto viene aggiunta anche una piccola quantità di ottima vernaccia. In quello che si preannuncia un gustoso ripieno per la panada, non possono mancare gli ortaggi, quelli da fiore come il carciofo e quelli da seme come le fave, coltivate qui nel Cuglierese e utilizzate in tanti piatti. Il gusto viene rafforzato da un pesto di pomodoro secco, aglio e prezzemolo. È quasi pronto, lo lasciamo infrittare e mangiamo facimos a spanadas. Giuseppina dice che il ripieno è quasi pronto e adesso lo lascerà raffreddare per fare le panade. Per ultimo vengono mescolate le olive, il frutto che abbonda nel territorio di Cuglieri. Questo ripieno verrà contenuto da una pasta semplice, anch'essa preparata in anticipo, sebbene non necessiti di lievitazione, composta da farina, olio, acqua e sale. L'aggiunta dello strutto renderà la pasta fragrante e saporita quando sarà cotta. L'unica cosa che mamma non mi paga da ancora a vagare è sta mondare sul forno. L'unica cosa che mia madre ancora non mi permette di fare è la preparazione e la pulitura del forno. La morbida pasta viene ora stirata e porzionata. Anche Giuseppina, a Cuglieri,
utilizza due formine metalliche di forma cilindrica per ricavare la base e il coperchio delle piccole panade, che alla fine risultano appena più grandi rispetto a quelle di Oschiri. Con delicatezza viene prima sistemato l'abbondante ripieno, poi chiuso all'interno della pasta e quindi, dopo aver aggiustato la forma e averla resa omogenea, la parte superiore della pasta viene pizzicata lungo tutta la circonferenza fino a formare un decoro che risulterà, dopo la cottura, la parte più consistente e croccante della piccola panada. Così, una panada dopo l'altra, viene manualmente riempita, chiusa, decorata e preparata per essere cotta. Dammelo procolana a provare sul forno. La temperatura del forno non viene verificata con sofisticati strumenti moderni, ma si utilizza un ciuffo di lana di pecora che risulta bruciacchiato quando nel forno si ha una temperatura ottimale. È pronto. Preparo la spanata, sa. Le panade vengono infornate. Resteranno in cottura per circa un'ora, ma ancora non saranno pronte per essere presentate. Questa di Cuglieri, a differenza delle altre panade sarde, viene anche lucidata. Vengono immerse per un istante nell'acqua bollente, scolate e quindi riposte nella teglia. In Sardegna questa antica tecnica, conosciuta e praticata anche altrove, viene utilizzata dalle donne nella preparazione di alcuni pani tradizionali per renderli più belli e attraenti. Dopo essere state inumidite, le panade ritornano in forno per altri 5 minuti, durante i quali l'amido della pasta si trasforma e diviene solubile, produce una maggiore quantità di destrina e le panade divengono lucide. A Cuglieri, nelle occasioni di festa, non mancano mai le panade da assaporare insieme alle tipiche pietanze locali a base di fave. Il desiderio di perpetuare la memoria paesana e di gustare la panada hanno reso piuttosto frequente la preparazione di questo buon cibo tradizionale e, sebbene per la cottura tutti oramai utilizzano i forni delle cucine moderne, comunque non rinunciano a renderle fragranti e lucide immergendole nell'acqua bollente secondo la tradizione. Le usanze di una comunità la caratterizzano e la rendono unica. Questo piccolo pane ripieno rappresenta degnamente un territorio bellissimo e affascinante nella sua parte montana, ma anche lungo le coste, dove si trovano le frazioni di Cuglieri, le piccole ma graziose Santa Caterina di Pittinurri e Sarchitti. Lasciamo la Sardegna centro-occidentale e proseguiamo il nostro viaggio lungo la via della Panada Sarda. Ci dirigiamo verso sud e raggiungiamo il Golfo degli Angeli e la città di Cagliari. Nell'entroterra, poco lontano dal mare e dal capoluogo dell'isola, si trova il paese di Assegni. Qui esiste la tradizione più antica della panada sarda, conosciuta già in epoca spagnola centinaia di anni fa. Questa panada è molto diversa da quelle di Oschiri e di Cuglieri, sia per le dimensioni, infatti è grande quanto un piatto da tavola, che per gli ingredienti utilizzati. Gli asseminesi si aggregano per occasioni importanti dove non può mancare la panada. Le donne hanno il compito di prepararla, gli uomini sono specializzati nella cottura. L'immancabile strutto viene aggiunto all'impasto di semola di grano duro, acqua e sale. All'otto è su forno, questa pasta è già pronta. All'otto è su forno! Ehi, no, te lo togliai all'otto!
Il lavoro delle donne è a buon punto e chiedono se il forno è pronto. Anche la pasta è quasi pronta, ha raggiunto la consistenza e lo spessore necessari per accogliere l'abbondante ripieno. Ma prima di darle forma e riempirla, provvedono a preparare il coperchio per chiuderla. La pasta viene posata in modo da divenire un contenitore. Nel suo interno accoglie prezzemolo, pomodoro secco, aglio, pepe e patate. Si aggiungono le anguille. Questa è l'unica panada sarda a contenere pesce. Vengono sistemate con un primo strato, quindi si aggiungono di nuovo tutti gli ingredienti di condimento ed un secondo strato di anguille. A Semini è un paese sorto sulle rive di un grande stagno dove possono essere pescate le anguille. Questo ha permesso, in un giorno molto lontano, che le anguille fossero cucinate anche all'interno del contenitore di pane, dando così origine alla panada seminese e divenendo l'ingrediente principale e caratteristico del territorio. Dopo essere stata riempita, la panada deve essere chiusa. Delicatamente viene sollevato e unito il bordo fino a quando la pasta racchiude completamente il cibo al suo interno. Una quantità davvero abbondante di olio extravergine di oliva precede la posa del coperchio di chiusura. Questa fase è funzionale e artistica allo stesso tempo. Riempie di orgoglio le abili donne che, unendo l'indice e il pollice in maniera ritmata, dimostrano tutta la loro abilità. Infatti, una buona chiusura non solo permetterà un'eccellente cottura, ma renderà la panada anche bella a vedersi, grazie al decorativo cordoncino. L'ultima operazione consiste nel mettere sul coperchio un simbolo, una piccola forma di anguilla. Non possiede un significato misterioso, identifica semplicemente il contenuto, visto che talvolta, insieme alla panada di anguille, si prepara anche quella ripiena con l'agnello. Anche questa è parte della tradizione asseminese. Gli ingredienti e il procedimento per la preparazione sono gli stessi utilizzati per la panada di anguille, con la differenza che qui, anziché il pesce, si utilizza la carne di agnello. A Semini non ha creato un'economia intorno alla panada, ma ha saputo custodire gelosamente la memoria di questa peculiarità gastronomica, oggi utilizzata nella sagra a lei dedicata e soprattutto cucinata la domenica o nei giorni di festa. La panada di anguille resterà in cottura per circa un'ora, quella di agnello un'ora e mezza. La panada, in particolare questa asseminese con le anguille, possiede un gusto straordinario. Da secoli unisce i paesani per la preparazione e per il suo consumo, così ciascuno riceve la propria porzione e può assaporare il buon cibo della tradizione, lo stesso che stava sulla tavola dei suoi antenati. In tempi recenti, ad Assemini, la panada ha preso forma anche nelle abili mani degli artisti della ceramica, con l'obiettivo di rivalutare questa tradizione culturale sopravvissuta per secoli.
Le comunità di Assemini, Cuglieri e Oschiri sono state capaci, nei secoli, di custodire questa peculiarità gastronomica isolana e sebbene ciascun paese la prepari in maniera differente, per tutti loro la panada non è una semplice esigenza alimentare, ma rappresenta uno degli aspetti della memoria culturale del popolo sardo.